La Brun descrisse questa straordinaria figura colossale che ora non abbiamo perché fu modificata da Torvalds, ma di cui è conservata memoria solo nella traduzione grafica di Ferdinando Mori. Il suo Marte colossale unisce tutto ciò che possa soddisfare le più rigorose richieste di forza vigorosa e piena, combinata con un leggero movimento nell'immortale giovinezza degli dèi. Il Dio riposa dopo una vittoria. Tutto nel suo corpo glorioso è forza che si mostra piena di nuova prodezza. Eppure, nessun esagerato muscolo interrompe i fluidi lineamenti della bellezza. Siccome qualsiasi esagerazione mostra debolezza, e qui tutto è pieno di vita e consapevole di forza. Braccia, gambe, mani e piedi sono estremamente corretti e di perfetta bellezza, morbidi e meticolosamente lavorati, senza maniera. Però in verità la testa merita di essere chiamata divina, che orgogliosa dalla nuca muscolosa e dal collo leggermente girato, guarda in alto, ricoperta dai geniali capelli mossi, corti e folti. La fisionomia del viso è completamente nuova e niente nell'antico mondo dell'arte ricorda lontanamente questo dio della guerra, sulla cui fronte scura ancora un ampio muscolo si tende, mentre nello sguardo profondo e nella forma della bocca si nota il dio della vittoria che aspetta il suo spontaneo compenso nelle braccia della dea dell'amore. La statua è della stessa misura dell'Apollo del Belvedere. È nudo e l'elmo sta ai suoi piedi. Nella sua destra tiene disinvolto la lancia. La statua fu, come dicevo, modificata in termini davvero sorprendenti per un colosso eroico, poiché ora la fonte letteraria non era più quella dell'epica classica, ma era la lirica anacreontica, giudicata una lirica di evasione. Il soggetto è spiegato anche da un rilievo contemporaneo che Torvalds realizza di Marte, Venere e Cupido nell'officina di Vulcano. Marte, terminato l'esercizio della guerra, entra nell'officina dove Vulcano sta realizzando le frecce di Cupido che vengono imbevute di miele da Venere e di liquido amaro dallo stesso Cupido e si prende gioco delle sue armi. In quel momento Cupido lo invita a vedere se sia effettivamente lieve il peso delle sue armi, ma risulta insostenibile. E quindi Marte si rende conto di qual è la vera forza dominatrice dell'universo, che è l'amore. In questa scelta, che in qualche modo contraddice la Vulgata di Thorvaldsen come il rappresentante della scultura eroica, abbiamo la chiave della sua produzione negli anni successivi, in cui saprà avvicinare la scultura ideale e il rilievo a tematiche più sentimentali, più di evasione rispetto a quelli degli anni napoleonici, dove appunto i grandi letterati erano gli storici Livio e Plutarco oppure Omero. Ora si sceglieranno piuttosto come fonti Ovidio e lo stesso Anacreonte. Come avevamo accennato, Thorvaldsen diventa il protagonista indiscusso nel campo del bassorilievo. E anche gli sostenitori di Canova riconosceranno il suo primato in questo campo, che vediamo per esempio nell'allegoria politica. Nella Minerva che infonde l'anima all'automa modellato da Prometeo, uno di quattro rilievi destinati al Castello Reale di Copenaghen. Oppure vediamo nella formula sepolcrale in grado di richiamare la semplicità delle stele attiche nel monumento August Boehmer, che diede luogo anche a una ripresa iconografica da parte di Canova, che per l'unica volta qui si rifece direttamente all'iconografia thorvaldseniana nel più tardo Monumento Stuart. Infine vediamo nel bassorilievo con il trionfo, con l'ingresso di Alessandro Magno in Babilonia, eseguito per il Quirinale Napoleonico. Come sappiamo, ora cerco di andare più rapidamente, come sappiamo il Quirinale fu profondamente modificato per apprestarsi a diventare la sede della corte nella seconda città dell'impero. Thorvaldsen fu tra gli artisti chiamati a eseguire uno dei quattro rilievi continui dedicati ai grandi precursori di Napoleone nel passato, che potevano essere Pericle piuttosto che Tolomeo Filadelfio, che Alessandro Magno o Lorenzo de' Medici. In questo caso, Alessandro Magno, vincitore, viene accolto dai persiani a Babilonia in pace, come
Napoleone sarebbe stato accolto a Roma senza spargimento di sangue. Qui Thorvaldsen rapidamente definì il proprio stile, legato in questo caso anche alla scultura fidiaca che veniva allora pubblicata a Roma nel 1812, quindi le metope del Quirinale, con una scelta nella narrazione profondamente nuova. Ci sono questi due grandi cortei dei soldati greci che culminano nella figura sul carro di Alessandro, che incontrano il corteo che esce dalle porte di Babilonia con i persiani. In mezzo, per ampie porzioni, Thorvaldsen inserì delle digressioni di carattere bucolico che, diciamo, alteravano il carattere eroico della narrazione, sull'esempio anche delle colonne cogliti romane, ma forse anche sapendo intuire lo spirito dell'Eneide virgiliana, dove l'enfasi della narrazione epica è continuamente interrotta dai momenti lirici, idillici, da queste digressioni straordinarie, che diventeranno la chiave del suo stile moderno. L'opera ebbe una fama straordinaria, venendo richiesta in numerosi esemplari in marmo, anche da Napoleone stesso, con una commissione che naturalmente decadde con la restaurazione. E allora il fregio destinato al Tempio della Gloria a Parigi fu acquistato invece da Giambattista Sommariva, un grande mecenate lombardo, per la propria villa di Tremezzo sul lago di Como. E lo vediamo qui con la statua di Marte Venere simboleggiante la pace, con Marte che reca nel volto la fisionomia di Napoleone, eseguita a Roma nel 1805 e portata a Milano. Negli anni seguenti, queste statue di carattere ideale che abbiamo visto allargarono il proprio repertorio ad altre figure, come Ganimede, che invece di essere una figura chiusa ora aveva il braccio sollevato come nel satiro di Prassitele, fino ad arricchirsi di figure nuove come questo pastorello, che è apparentemente senza un soggetto, si tratta di una figura di genere all'antica, una tipologia molto rara in età neoclassica, perché non era nemmeno ammesso che l'arte classica avesse avuto delle figure di genere. Le figure di genere classiche venivano spiegate sempre come figure di storia. Vorrei ricordare la genesi di questo capolavoro, perché si diceva che Thorvaldsen avesse fissato una posa casuale assunta dal modello, anche se in realtà la posa riprende l'Hermes Sciarra. Bisogna dire che questi artisti guardavano il mondo con gli occhi nutriti dalla loro cultura classica. Però questa informazione ci permette di vedere nell'anatomia del giovane un naturalismo di carattere nuovo. È una vera figura di adolescente che ha dei canoni più naturalistici e meno classici rispetto al passato. Anche in questo caso la chiave interpretativa è virgiliana, perché lui è un giovane pastore che riflette su qualche turbamento amoroso appoggiato al suo bastone d'ulivo, come il Dameta virgiliano nelle bucoliche. La conclusione di questa sfida nella scultura ideale con Canova si ebbe nel paragone dei gruppi delle Tre Grazie. Le Grazie di Canova erano state commissionate da Giuseppina di Beauharnais, che voleva che l'artista realizzasse una statua che incarnasse in pieno quella categoria in cui lui aveva eccelso. E quindi Canova realizzò in queste figure in movimento che si abbracciano, diede rappresentazione al carattere sentimentale, amicale, di queste virtù che avevano ingentilito l'uomo. Nei propri nudi, invece, Thorvaldsen cercò un canone diverso, anche in questo caso più naturalistico, in qualche modo più adolescente, e un'austerità che si traduce in castità. Ludovico di Baviera riteneva, per esempio, le grazie di Thorvaldsen caste e invece sensuali quelle di Canova. E così questa doppia visione dell'antichità e del presente si riverberò nelle scuole di questi artisti. Quella di Thorvaldsen, che arrivò fino al Novecento, anche condizionando tutta la scultura americana, poiché ebbe come allievi veri e propri maestri che si affermavano come scultori a sé stanti,
e quella di Canova. Qui vediamo un Tadolini che nel Ganimede sfida il soggetto torvalseniano in chiave canoviana. Dall'altra parte, nella Psiche, vediamo Tenerani, che approfondisce le risorse sentimentali e anche il naturalismo delle sculture torvalseniane nella propria Psiche. Andando rapidamente a concludere, volevo accennare ad alcuni generi ai quali Thorvaldsen si sarebbe dedicato negli anni seguenti, confermando la sua fiducia nella tradizione classica. Innanzitutto il genere della scultura sacra, a paragone con la religione cattolica di Canova, che, come sappiamo, non trovò collocazione a Roma e quindi non fu eseguita in marmo, si trattava della statua più grande eseguita dall'antichità in qua. E i denari di Canova andarono quindi alla costruzione del Tempio di Possagno, che era ancora una statua di carattere allegorico settecentesco, in qualche modo razionalista. Invece Thorvaldsen, nel grandioso ciclo della Forfrue Kirche, volle mettere a punto un linguaggio classico anche per la statuaria cristiana, cioè imitò il metodo degli antichi per l'iconografia moderna, tentando di dare del Cristo un'immagine che fosse una summa della tradizione, il punto conclusivo, l'immagine oltre la quale non si potesse andare per perfezione, e capace di riassumere in sé la caratteristica cristiana, come le figure di Giove o le varie divinità erano state in grado di fare per le divinità classiche. Esatto. Quindi riuscì nel suo intento, perché il suo Cristo diventò nell'immaginario comune europeo la figura di Cristo per eccellenza, così come gli apostoli in questa chiave rinascimentale. E ciò avvenne quando Thorvaldsen divenne anche presidente dell'Accademia di San Luca. Qui vediamo, nonostante fosse appunto un luterano, e rischiasse di mettere in imbarazzo il pontefice durante le messe ufficiali. Ma Leone XII appoggiò la sua nomina, e in quel momento si stava realizzando il monumento a Pio VII che vediamo in fondo, nel sedente, con le sue virtù allegoriche a sinistra. E la visita allo studio nel giorno di San Luca fu ricordata da questo dipinto di Mertens, che è una messa in scena, e quindi mise in risalto soprattutto le opere cristiane di Thorvaldsen. A destra vediamo il Cristo con i 12 apostoli per Copenaghen. Infine, nella scultura monumentale, Thorvaldsen fu uno dei protagonisti europei, con monumenti che eseguì negli anni 20 e 30 per la Germania, per la Polonia, e dove ribadì la sua fiducia nel linguaggio della statuaria classica, che in fondo era quello di Canova. E il monumento a Poniatowski ebbe una gestazione molto faticosa, e soprattutto nel confronto con la committenza, poiché Poniatowski era un eroe nazionale polacco, era stato generale di Napoleone e fondatore del Granducato di Toscana. Come tale si voleva celebrarlo sotto la Russia, però. E quindi vi furono una serie di ostacoli posti anche dalle autorità russe. Thorvaldsen provò il costume nazionale polacco, come volevano i committenti, provò a rappresentare il cavallo arabo, andando a studiare i cavalli arabi di Poniatowski che erano a Napoli. Alla fine scelse per l'iconografia del Marco Aurelio, oppure del Carlo III di Canova, o dei Balbi di Roma, poiché il compito del monumento, secondo lui, era quello di erigersi sopra la situazione contingente del rappresentato, perché doveva essere un simbolo, attraverso strumenti senza tempo, che sono il nudo, il panneggio all'antica e l'idealizzazione. A questo proposito, c'è una significativa testimonianza del dibattito e del confronto di Thorvaldsen con due poeti nazionali polacchi che, in quanto monumento della Polonia, avrebbero desiderato la piena riconoscibilità storica, cioè che il monumento in questo modo avesse una valenza pedagogica maggiore. Però Thorvaldsen ribadì le proprie ragioni.
Tutti ammirano la perfetta esecuzione dell'opera d'arte, ma si lamenta la sua poca somiglianza con la persona del principe. E questo era un giudizio popolare che circolava a Varsavia. Al che lo scultore rispose: «E allora? Forse l'avrei dovuto raffigurare con l'uniforme d'aulano e lo sciacquò sul capo? Quello che si può sorvolare nell'arte della pittura è imperdonabile nell'arte della scultura, perché una scultura è un monumento, e come il fine di un monumento non può consistere solo nella rappresentazione di un avvenimento realmente accaduto, ma nel rievocare tale avvenimento nella coscienza del popolo, così una statua può raggiungere questo scopo senza dare somiglianza ai tratti». Thorvaldsen riuscì nel suo intento, poiché il monumento fu immediatamente giudicato impossibile da collocare, scomodo. Lo zar ne ordinò la distruzione, ma il governatore della Polonia riuscì a salvarlo e a portarlo in una propria residenza in Russia. Fu nuovamente ceduto, restituito alla Polonia nel 1921, dopo la pace di Riga, ma andò distrutto, questa volta veramente, dalle truppe di occupazione tedesche che si ritiravano nel 1944. E ora ne vediamo una replica in bronzo che fu donata dalla città di Copenaghen 40 anni fa. Thorvaldsen, attraverso gli strumenti senza tempo dell'arte classica, anche in età romantica, era riuscito davvero a creare un simbolo nazionale, e quindi rispettando il suo intento e riuscendo nel suo obiettivo. Vi ringrazio. Allora, ringraziamo Grandesso per questa panoramica e questo confronto che fa anche capire come comunque l'Accademia di San Luca fosse a quel tempo veramente al centro di quello che succedeva nel mondo, perché non solo come accademici, ma proprio come principi, non solo gli italiani, ma abbiamo visto gli stranieri, ma anche i rivali. Quindi è un'apertura veramente straordinaria da parte dell'Accademia. E ringraziamo anche Alberto Caramel, quindi chi è venuto nonostante il cattivo tempo è stato compensato da questa serata. Vorremmo finire, per chi ha voglia, questa giornata salendo su nella gipsoteca per vedere i gessi che l'Accademia conserva di Thorvaldsen e anche di Canova nell'occasione.